Siamo pronti a dare alla città le risposte che si aspetta. Saremo in grado di fare un buon lavoro a vantaggio esclusivo della città. Ne è convinto il sindaco di Corato, Massimo Mazzilli, che questa mattina nella Sala Verde di Palazzo di Città, dopo oltre un mese dalle elezioni, ha presentato i componenti della giunta comunale. La nuova squadra di governo è composta da 7 assessori, 3 donne e 4 uomini. Francesco Sgaringella, dell'UDC, vice sindaco. Lorena Mangione, di Forza Italia, con delega alla Polizia Urbana, Sicurezza e Mobilità. Concetta Olivieri, politiche per la scuola. Adele Mintrone, della Puglia Prima di Tutto, alle politiche sociali. Mario Malcangi, del Movimento Schittulli, ai lavori pubblici. Gaetano Nesta, agli affari generali ed istituzionali. Il senatore Luigi Perrone, assente questa mattina, all'urbanistica e programmazione del territorio. È una giunta motivata con una grande dote di cambiamento e rinnovamento, perché ho detto durante la campagna elettorale io ho registrato molto entusiasmo, molto supporto da parte di tutti i componenti dell'intera coalizione, a vario titolo coinvolto, tra candidati, simpatizzanti di partito, componenti di direttivo, ma anche di cittadini che mano a mano si sono avvicinati. Bene, queste energie, tutte queste proposte, molti di loro già nel programma si erano occupati di dare il proprio contributo, credo che a questo punto deve essere messo a disposizione della città nell'interesse esclusivo per produrre quegli atti che sono necessari, che da troppo tempo si aspettano. La presenza del senatore Perrone è una mia volontà precisa di far avvalere la giunta, la città, della sua capacità, delle sue competenze, anche perché lui deve svolgere e completare un ufficio importante, quello della presidenza regionale di ANCI, che è una grandissima opportunità per la città e per l'intero territorio. Nelle prossime ore si svolgerà già la prima giunta e sarà convocato il primo consiglio comunale. In questo modo, ha detto il sindaco Mazzilli, potremo occuparci dei problemi importanti come l'approvazione del bilancio comunale.